Buonasera e bentrovati. Buongiorno. Come sta andando questo mese? Siamo quasi a conclusione, insomma, del transito del Sole nell'Ariete, fra un pochino avremo il Toro. Sono Jessica e mi occupo di astrologia esoterica, sia attraverso lavori di gruppo sia attraverso lavori individuali. Mi piace però integrare, diciamo, la visione astrologica, con anche altre discipline. Insomma, vorrei dare una visione a 360 gradi anche del momento che E degli viviamo. aspetti astrologici che poi andiamo ad analizzare. Oggi parliamo, diversamente dalle altre volte che ci siamo occupati sempre di avvenimenti attuali, parliamo invece di un arco di tempo un pochino più vasto, perché proprio su consiglio, comunque su richiesta di una ragazza iscritta alla scuola che aveva questa curiosità, parlerò di questo asse, quindi dell'asse nodale, quindi dei nodi lunari, nodo nord e nodo sud, dell'asse Toro-Scorpione. In realtà questo asse, diciamo, è entrato in questi due segni già dal 18 gennaio e durerà per 18 mesi, fino a luglio del 2023. I nodi lunari, nodo nord in Toro e nodo sud in Scorpione. Facciamo riferimento intanto all'astrologia vedica, che è quel tipo di astrologia che li adotta maggiormente e che gli dà maggiore attenzione. Sono in realtà dei punti fittizi, quindi non sono dei corpi celesti veri e propri. Noi solitamente parliamo di pianeti, parliamo di asteroidi, luminari, eccetera, eccetera. In questo caso invece parliamo di punti fittizi che derivano da un calcolo che si basa sull'intersezione dell'orbita lunare, quindi dell'orbita che la Luna compie intorno alla Terra, e dell'eclittica, quindi del moto apparente del Sole intorno alla Terra. È un elemento interessante, infatti, perché? Perché ci parla di una visione quasi illusoria, quindi è tutta una circostanza da analizzare in maniera simbolica, anche in maniera interiore. In questo momento è molto importante il lavoro che facciamo a livello interiore. Infatti, i nodi lunari hanno apparentemente un andamento retrogrado, quindi è come se percorressero la volta celeste all'indietro. Significa che il lavoro principale è quello che va fatto all'interno, quindi non tanto nell'azione esteriore, non tanto nella manifestazione, ma a livello proprio di comprensione che avviene all'interno di noi. Ovviamente poi si manifesta anche una realtà esteriore che collabora con queste energie, che rappresenta queste energie, però vi invito, insomma, a concentrarvi su quello che si muove dentro, su quello che accade all'interno, perché è particolarmente importante dato appunto questo fenomeno della retrogradazione che simbolicamente mi riporta al mio centro, mi riporta dentro e non tanto all'esterno. Sono utilizzati in astrologia vedica e l'astrologia vedica li vede anche in maniera simbolica, fornisce un'immagine simbolica, no, di questi due punti. Da una parte il nodo nord, che rappresenta la testa del dragone, viene chiamato, e dall'altra il nodo sud, che invece rappresenta la coda del dragone. Che cosa succede? Questi due punti in realtà non devono lavorare in maniera univoca e separata, ma devono lavorare per integrare queste due energie. Quindi queste due energie si devono incontrare e collaborare insieme. Se noi pensiamo alla coda del dragone, quindi al nodo sud, quindi in questo momento e per 18 mesi, appunto a partire dal 18 gennaio, noi facciamo riferimento al segno dello scorpione, che è nel nodo sud. E alla coda, quindi, di questo dragone, alla sua parte viscerale quasi, all'impulso anche, alla parte emotiva, alla parte istintiva. Mentre quando consideriamo il nodo nord, che in questo momento è nel toro, consideriamo la parte più, direi, mentale, ma mentale in un'accezione già più elevata, quindi non un mentale inferiore, ma una capacità di comprensione, una capacità di comprensione profonda, quindi in un certo senso anche una capacità intuitiva, che deve portare una consapevolezza sulle dinamiche che riguardano questo asse, quindi asse scorpione-toro. Abbiamo detto che il nodo sud compete la dinamica del karma, l'ho chiamato in questo, nel titolo, no, il viaggio evolutivo. Da dove parte questo viaggio evolutivo? Parte dalla dimensione del karma e dove si dirige, dove va? Nella dimensione invece chiamata Dharma, quindi è un viaggio evolutivo però a livello collettivo. In questo momento, infatti, è molto importante, oltre che a livello personale,
e individuale, considerare questa dinamica e queste tematiche che andiamo a guardare stasera anche nella loro accezione collettiva, globale. Quindi è un percorso che tutta l'umanità insieme sta compiendo verso una meta, da un punto di partenza verso una meta. Il punto di partenza è il nodo sud, è il karma. Il punto di arrivo è il nodo nord ed è il dharma. Scorpione e Toro. Prima di parlare delle energie, delle qualità, delle sfide anche di questi due segni che sono coinvolti, vorrei un minimo darvi un'idea in maniera anche molto semplice, molto immediata, del concetto di karma e dharma, quindi che cos'è che stiamo andando ad indagare insieme. Purtroppo questi due concetti sono ampiamente utilizzati, ampiamente inflazionati. Cerco di darvi una visione che nasce anche da una interpretazione personale, da una interpretazione anche dell'esperienza che ne ho fatto, il più possibile scevra anche da pregiudizi riguardo a queste due terminologie. Con karma che cosa si intende? Ambiente, siamo nell'ambiente del nodo sud. Con karma si intende quella forza che conduce l'essenza, quindi la nostra parte divina, in manifestazione. Vi dovete immaginare una sorta di processo di precipitazione che via via, grazie al karma, riesce a densificare sempre di più questa parte essenziale. Quindi la nostra essenza, la nostra controparte divina, ha accesso alla dimensione della materia, ha accesso all'espressione, all'esperienza nella dimensione della materia, proprio grazie alle forze karmiche. Le forze karmiche che sono quelle forze che rendono densa la struttura, creano una struttura, via via modellano proprio una struttura intorno a questo tipo di essenza che altrimenti sarebbe eterea, sarebbe impalpabile, impercepibile. Siamo nel mondo della materia, ma che cosa comprende questo mondo della materia? Non solo il corpo fisico, quindi non solo quello che noi vediamo, tocchiamo, percepiamo attraverso i sensi, ma tutta la dimensione della personalità, quindi anche le emozioni, il corpo emotivo o corpo astrale e anche il corpo eterico, che è la controparte, anzi è quello che simbolicamente viaggia a braccetto con il corpo fisico, e il corpo mentale. Quindi questi 3/4 corpi compongono il reame della materia, il reame materiale, ciò che ha a che vedere con la nostra personalità, ciò che ha a che vedere con un processo quindi karmico di costruzione e di modellamento di una struttura intorno a questa essenza. La parola karma significa anche azione, azione e conseguenza dell'azione, cioè cerchiamo di adottare una prospettiva il più possibile scevra e libera dalla logica punitiva che magari gli è stata anche attribuita, da una logica anche severa, no? Quindi tutto quello che faccio, le azioni che compio hanno una reazione da un punto di vista quasi anche etico e morale. In realtà non è niente di tutto questo. Il karma è una legge esistenziale, quindi che compete l'esistenza materiale e che agisce a prescindere da qualsiasi logica morale o logica punitiva. Ve la dovete immaginare come gli occhiali che voi indossate per osservare la realtà. Quindi voi percepite un tipo di realtà in base agli occhiali che indossate per osservarla, sia da un punto di vista emotivo, sia da un punto di vista mentale. Che cosa significa? Che anche il modo che ho di pensare compete la dimensione karmica dell'esistenza, compete il karma. Oltretutto non ha una valenza, spesso gli è stata data una connotazione negativa, no? A questa parola. Io la vorrei un po' sdoganare oggi con voi, perché in realtà il karma è ciò che ci permette di essere nella realtà manifesta, è ciò che ci permette di agire, è ciò che ci permette di fare esperienza e di comprendere da quell'esperienza. Compete anche tutta una serie di memorie, no? Il corpo, per esempio, è il primo di tutti ad immagazzinare delle memorie che possono essere genetiche, ma non solo, che ci permettono di attuare tutta una serie di meccanismi, di avere tutta una serie di meccanismi che in determinate situazioni ci permettano di rispondere automaticamente. Quindi non deve passare la decisione da una parte mentale, da un livello mentale, da un livello cosciente, ma automaticamente arriva una risposta meccanica. Il corpo, l'istinto anche, la mente, l'emozione, innescano tutta una serie di processi e di meccanismi che danno una mia risposta automatica ad un input esterno.
E questo è molto utile anche, per esempio, in un caso semplice in cui io, per esempio, non lo so, ho la mano a contatto con un elemento che brucia, con il fuoco, il mio corpo automaticamente, ancora prima che io comprenda ciò che sta accadendo, mi fa togliere la mano. Quindi il karma, se voi ragionate in quest'ottica, permette anche alla personalità di attuare tutta una serie di meccanismi di sopravvivenza, quindi di mantenere questo veicolo fisico, mentale ed emotivo che mi serve per esprimermi nella materia. Però allora dov'è che sta in un certo senso l'inghippo? Se lo utilizzo in questa modalità va tutto bene da un certo punto di vista. Il problema sorge, il conflitto sorge quando io comincio a mettere da parte quella che è la parte essenziale, quello che è ciò che sento, e lascio il completo comando a tutta questa serie di meccanismi che in realtà non fanno altro che proiettare come risposta una memoria che è passata. Quindi io inizio a proiettare il mio passato, le mie memorie passate, quelle che sono registrate anche a livello di codici genetici, e lascio che queste definiscano la realtà che vado a vivere. Lì allora inizio ad ingabbiarmi e non a utilizzare questa struttura come qualcosa che mi permette di andare avanti, ma la inizio a vivere come qualche cosa che mi rinchiude in un certo senso. Il conflitto che si innesca da un certo punto di vista è utile, perché io in questo modo sono in grado di vedere che cos'è che mi limita, sono in grado di vedere che cos'è che confina il mio raggio d'azione, e sono in grado quindi di trascenderlo, proprio perché comprendo che in realtà è un meccanismo che ha luogo, e quindi sono in grado di andare anche oltre, di servirmene nella misura in cui mi permette di rimanere nel piano materiale, ma lo trascendo dal punto di vista di attività, anche di creatività, anche di inseguire quello che è il mio progetto. E qui infatti si apre invece il mondo del Dharma, no? Del nodo nord, che comprende proprio queste qualità. Il nodo nord e il Dharma rappresentano quello che io realizzo ex novo, è il mio foglio bianco su cui io inizio a scrivere, colorare, dipingere, su cui io inizio a vivere una vita a partire da zero, cioè che sia coerente e autentica rispetto a quello che sono adesso, nel presente. Da un punto di vista può essere visto anche in un'accezione futura, cioè la realizzazione verso cui io tendo ad arrivare. Ovviamente è un progetto che si dispiega in 18 mesi, per cui le energie del nodo sud in Scorpione, del nodo nord in Toro verranno elaborate nell'arco di 18 mesi, quindi io ho accesso anche alle varie sfide e alle varie invece qualità e doni che mi porto in un arco di tempo che è ampio. Ho il tempo, no, di elaborare queste energie. Quindi in quest'ottica andiamo ad analizzare questi due segni, no? Quindi lo Scorpione rappresenta la parte sfidante da un certo punto di vista, ma che ci dà anche degli strumenti per agire nel mondo. Qual è la parte sfidante dello Scorpione, di questo nodo sud? Essenzialmente l'idea del valore che io ho di me, che è proiettato all'esterno. La misura di quello che è il mio valore segue una dinamica esterna, segue qualche cosa che sta fuori da me. Da lì nascono tutti i conflitti inerenti a questo archetipo, quindi all'archetipo Scorpione, che coinvolgono la manipolazione della realtà esteriore, quindi la volontà di intervenire sulla realtà esteriore in maniera manipolativa, che segua un'idea che io porto avanti, nel senso anche del dominio e del possesso. Quindi se io domino la realtà esterna e possiedo qualche cosa all'esterno da me, acquisisco più valore, acquisisco più importanza. Un'altra cosa collegata è anche la conflittualità. Lo Scorpione può diventare un segno di estremo conflitto, di estrema battaglia, di estrema guerra interiore ed esteriore. Il momento presente ce lo ricorda in un certo senso, cioè perfettamente in linea con questo tipo di energia. Perché esiste questa logica del conflitto? Perché se io sto intervenendo nella dinamica della sopravvivenza da un certo punto di vista, io devo trionfare sull'altro, per cui agisco secondo questa logica, quindi acquisisco potere in base anche a il dimostrare che ho più potere rispetto ad un altro, e quindi da lì nasce il conflitto. Quindi come parte sfidante siamo in questa dimensione, però osserviamola anche da un punto di vista evolutivo, perché lo Scorpione in astrologia esoterica ha uno scopo fondamentale, ha una valenza importantissima.
è il segno del discepolo, del discepolato. E chi è il discepolo? È colui che va all'interno di sé, che va nelle profondità, anche grazie a questo conflitto che prova. Quindi il conflitto è il punto di partenza per fare un viaggio interiore, per iniziare a guardare dentro in maniera quasi analitica, cioè diventare un pioniere che va alla ricerca di se stesso, partendo anche da dove non c'è luce, da dove non c'è consapevolezza. Va a vedere all'interno di sé, nella sua ombra, e inizia a comprendere che cos'è che muove certe dinamiche, per cui è il segno di colui che va alla ricerca della verità, di colui che riesce a fare uno squarcio nell'illusione, in quello che sempre nella tradizione vedica viene definito il velo di Maya, cioè la realtà con cui io osservo la vita, ma appunto attraverso quegli occhiali che indosso, quindi è una realtà illusoria, è Maya. Quindi lo scorpione si propone di fare questo viaggio di ricerca della verità, e quindi di andare nella profondità, di andare a sviscerare anche che cosa c'è nella profondità e di portare comprensione all'interno di queste dinamiche. E le energie del toro vengono in aiuto per fare questo, perché il toro, nella sua accezione più alta, chi è? È la mente buddhica, è colui che attiva la visione. Mente buddhica che cosa significa? Significa la capacità di rendere calma la mente e di renderla terreno fertile, scesa quasi, dell'intuizione. Quindi è la capacità di vedere la realtà per ciò che realmente è. Il toro infatti è collegato alla chiaroveggenza, ma la chiaroveggenza significa l'abilità proprio di vedere la realtà nella sua verità essenziale, quindi non più vincolata e anzi annebbiata da questo velo di Maya, ma un approccio diretto alla verità, proprio in virtù di questa dimensione anche intuitiva dell'essere. Perché è collegato alla chiaroveggenza? Perché la costellazione del toro ha al suo centro una stella, che è Aldebaran, che rappresenta proprio l'apertura del terzo occhio, quindi la visione che guida la mia azione, che guida ciò che io manifesto anche nella realtà. Il toro infatti è un segno di terra, è un segno di manifestazione, è un segno anche di concretezza, quindi di manifestazione. Nel buio emotivo, nel conflitto interiore, perché non è un conflitto esteriore, prima di tutto è interiore, poi lo diventa anche in manifestazione, ma prima di tutto è dentro. Come ci aiutiamo all'interno di questo conflitto? Ci aiutiamo ritornando in contatto con la terra, in contatto con la natura, in contatto anche con il nostro corpo, con quello che percepiamo, con come ci radichiamo. Il radicamento è una tematica che affronto spesso anche nelle mie dirette, perché è imprescindibile da qualsiasi conquista a livello interiore. Cioè non possiamo pretendere di completare un tipo di esperienza senza anche portare questa comprensione nella dimensione materiale dell'esistenza. Per cui anche è un ritornare in connessione con il principio dell'abbondanza, con il principio della ricchezza interiore. Quindi come si trasforma questo valore di sé? Si trasforma in non più ciò che è all'esterno, ma lo ricontatto all'interno, perché ho una chiara visione della realtà, una chiara visione di ciò che porto dentro, di ciò che voglio realizzare come progetto anche animico. Adotto una visione che mi conduce nella ricchezza, nel senso di ricchezza interiore, che poi diventa anche manifesta. Quindi il toro, tra l'altro, regola la legge dell'attrazione, quindi io attiro la realtà che ricontatto da dentro, ma non in maniera mentale, non in base a ciò che io desidero, ma in base a ciò che realmente sono, in base al contatto profondo che io instauro con la mia parte interiore, in base a quanto io mi sento completa anche di tutto questo. Non sento più, non avverto più quindi una mancanza, ma avverto un senso di completezza, un senso di ricchezza. Immaginatevi proprio la cornucopia, no? Questi frutti della terra, questa abbondanza con cui io entro in profonda connessione. Vi invito a agire in questo periodo, che è un periodo comunque ampio, attraverso questa vibrazione, no? Quindi anche all'interno del conflitto, il riconnettersi anche con gli elementi naturali, con l'abbondanza che ci dà la natura. Tra un po', tra l'altro, entriamo nella stagione del toro, per cui ancora di più sentiremo questo tipo di energia. Il contatto con la natura in questo momento è fondamentale, perché ci riconduce a una dimensione di semplicità, naturalezza proprio, ritornare all'essenza. Quando ci sono
sono tanti input anche esterni, silenziare la mente anche attraverso il contatto proprio con la dimensione naturale. Un'ultima concetto, insomma, che ci tenevo a guardare oggi con voi è questo numero 18, perché ritorna due volte, per cui non lo possiamo trascurare anche a livello interpretativo, dato che questa posizione, ecco, fittizia del cielo, illusoria quasi, parte dal 18 gennaio e dura per 18 mesi. Andiamo a vedere il significato di questo 18, quindi vuol dire che questa energia io la comprendo attraverso il dispiegarsi dell'energia proprio anche numerologica del numero 18. E il 18, se lo guardiamo, è composto da un 1 e da un 8. Nella numerologia esoterica prendiamo il numero che viene dopo, quando abbiamo due cifre, il numero che viene dopo è l'energia dell'anima che spinge per entrare all'interno della materia, e l'energia davanti è quella della personalità, quindi quella che fa anche un po' più resistenza. E l'8, guarda caso, è proprio il numero del karma ed è il numero collegato a Saturno. Ma che cosa vuol dire? Ci parla di allineamento. Se lo osservate, anche il numero dell'infinito, no? In verticale rappresenta l'infinito. Ma che cosa significa? Il continuo riallineamento dentro, fuori. Manifesto ciò che sono continuamente e mi adatto anche alla realtà che cambia fuori da me, quindi anche mi inserisco nella ciclicità a livello naturale, non rimango statica, non rimango stabile in una struttura predefinita, quindi in una struttura anche passata, una struttura della personalità, ma mi muovo nel ciclo dell'esistenza e sono disposta continuamente o disposto a riallineare continuamente la mia struttura esteriore ai miei cambiamenti interiori, per cui è un continuo passaggio, una continua presa di consapevolezza e manifestazione di riallineamento perenne. Quindi iniziamo anche a giocare con questo tipo di energia, cioè iniziamo a essere coinvolti anche in quest'opera, quindi iniziamo a costruire noi stessi la struttura più idonea alla nostra manifestazione, alla nostra espressione, proprio per seguire questo nostro progetto che si basa su questa capacità di vedere oltre, questa capacità di visione e di riconnessione con il nostro progetto. Tra l'altro la Nicole un paio di settimane fa ha fatto una diretta proprio sul numero 18, perché era il numero della settimana. Per cui se avete voglia anche di andarvi a riascoltare in maniera molto approfondita questo tipo di energia e come lavora, come si lavora col 18, potete proprio riascoltare anche la sua diretta. Un'ultima cosa, l'1 più l'8 dà un 9, quindi il 9 è il numero, diciamo, che ci parla di un completamento, di una saggezza acquisita. E come viene acquisita questa saggezza e come si raggiunge questo completamento? Si raggiunge attraverso l'esperienza che faccio, quindi l'esperienza nella materia, sono un'anima che agisce all'interno della materia e fa esperienza materiale, e poi la rielaborazione di questa esperienza, quindi la chiave anche con cui io interpreto quell'esperienza mi dà una comprensione in più, porta dentro di me una consapevolezza, porta dentro di me una maturità. È lì che Saturno diventa il nostro maestro interiore, diventa colui che ci conduce nel nostro percorso individuale e nel nostro percorso come umanità che sta compiendo un grande passaggio anche evolutivo e che sta vivendo questo momento molto intenso, molto profondo, che in realtà ci può portare delle comprensioni così elevate, così profonde da rimetterci anche in contatto con la nostra maestria. Allora, io vi ringrazio per essere stati qui con me, vi ricordo ancora una volta, insomma, di scrivermi nei commenti, se ne avete voglia, quali sono gli aspetti che vi piacerebbe approfondire, o comunque mandare anche una email alla segreteria, di scrivere sulla di Facebook, insomma, dove volete. E vi mando un grande abbraccio, vi auguro una buona serata e ci vediamo alla nostra prossima diretta.